quando cerchi le agenzie immobiliari a Londra, pensi: ora accendo il PC e cerco, tanto una vale l'altra. Invece non è così. Prima di prendere una stanza o un appartamento a Londra, devi stare molto ma molto attento. Ora ti spieghiamo il perché. Ma prima di tutto, sigla! I tipi di agenzie sono due: estate agencies e letting agencies. Le estate agencies si occupano di compravendita delle proprietà, ma hanno a disposizione anche interi appartamenti da affittare per un lungo termine. Insomma, la classica agenzia immobiliare all'italiana. Per quanto riguarda invece le letting agencies, queste sono le agenzie che si occupano di affitti di case e appartamenti interi, ma anche solo di stanze in case condivise. I contratti base, orientativamente, partono da 8 settimane ed il contratto viene stipulato con ogni inquilino della casa. Per prendere una casa intera, la maggior parte delle agenzie richiedono un cospicuo deposito, un anticipo, referenze e spese amministrative. Parliamone un po' più nel dettaglio. L'anticipo è la quota di affitto anticipato che versi al momento della firma del contratto. Per bloccare una stanza, spesso l'anticipo è di un mese o anche due, ma alcune agenzie chiedono anche solo 2 settimane, dipende. Invece, se vuoi bloccare un appartamento o una casa intera, quasi tutte le agenzie immobiliari di Londra ti chiedono l'anticipo dell'intera durata del contratto. Il deposito serve a tutelare il landlord o l'agenzia nel caso tu faccia danni all'interno della proprietà, oppure se tu lasciassi l'alloggio prima della scadenza del contratto o non pagassi l'affitto. Il deposito va nel Deposit Protection Scheme, un fondo governativo che tutela sia l'agenzia che la persona che affitta l'alloggio. Quando poi lascerai l'alloggio, se non hai arrecato danni all'immobile, il deposito ti sarà interamente restituito, se è un'agenzia seria. Molte agenzie chiedono fino a 3 referenze, la maggior parte datore di lavoro, padrone di casa e banca. Qui dobbiamo necessariamente fare un approfondimento. Per poter affittare un'intera casa a Londra occorrono delle garanzie che in genere i ragazzi che arrivano in città alla ricerca di un lavoro non posseggono. Tali garanzie sono: la busta paga inglese che evidenzi un lavoro continuativo e full time da almeno un anno in Inghilterra, lo storico bancario che attesti un reddito mensile sufficiente per ricoprire le spese di affitto e delle eventuali utenze, almeno 2 referenze da parte dei tuoi precedenti proprietari di casa, ovviamente in Inghilterra. Inoltre, tieni presente che le spese da affrontare per poter prendere possesso di un'intera casa sono di gran lunga superiori rispetto a quelle di una stanza in una casa condivisa. Si richiedono infatti 2 mensilità anticipate più 1 mensilità come spese di agenzia. Proprio come in Italia. Ed un contratto minimo di almeno un anno. Se non si parla di una casa grande, cioè di una casa piccola, quindi. Ecco, proprio come in Italia, infatti, possono richiedere anche un contratto minimo di 4 anni più 4 per le case grandi. Tu puoi fornire tutte queste garanzie? O almeno puoi valutare, almeno per i primi tempi, di alloggiare in un alloggio condiviso con ragazzi proprio come te? Le agenzie possono chiedervi le spese amministrative proprio come in Italia. Ovviamente c'è chi chiede di più e chi di meno. Non c'è una regola precisa e dipende da chi gestisce l'attività. In Italia, per esempio, chiedono da 1 a 2 mensilità. In UK, quindi, non meravigliarti se le spese di agenzia si mantengono piuttosto alte. Stiamo sempre parlando dell'Inghilterra. Per quanto riguarda invece le visite agli appartamenti, quelle non sono a pagamento. Anche se non tutte le agenzie permettono le cosiddette viewing, perché preferiscono lavorare su prenotazioni ed assicurarsi che al checkout di un inquilino corrisponda sempre il check-in di un altro inquilino. Penso che per questo video sia tutto, e se ti è piaciuto metti un mi piace e dimmi cosa ne pensi nei commenti. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Ci vediamo nel prossimo video e ciao!